Dunque, io ci ho parlato ieri per la prima volta, ieri mattina, era ancora scioccato, però ecco, aveva preso consapevolezza della gravissima situazione che aveva determinato, insomma, in qualche modo si era determinata in ragione di una sua condotta. A parlare l'avvocato Andrea Sandroni, legale di Alex Danut, il quarantenne che domenica 31 gennaio alla guida della sua minicar ha falciato Letizia Fiacchini, una bambina di 10 anni, e sua mamma Barbara Marzanna Stepien. Molto costernato, soprattutto per la figlia, per la bambina deceduta, avendo anche io, mi ha riferito, una bambina più o meno della stessa età, quella povera creatura che è morta, insomma. Il drammatico incidente è avvenuto a Salleo. La piccola vettura stava percorrendo la strada che porta a Montione quando ha investito ed ucciso madre e figlia. Danute è stato portato via dalla polizia municipale ed è stato disposto il fermo. È ancora attesa la convalida dell'arresto. Il GIP ha tempo infatti fino a giovedì per l'udienza e l'interrogatorio di garanzia. Ci sono dei tempi tecnici entro i quali la procura dovrà chiedere al GIP la convalida dell'arresto. Vedremo, non so se avranno intenzione anche di chiedere la celebrazione immediata del processo oppure attendere ancora l'esito di eventuali indagini che ancora vorranno realizzare. Il quarantenne è risultato positivo all'alcol test per un valore oltre 3 volte superiore al normale. Per l'omicidio colposo plurimo aggravato dallo stato di ebbrezza, il codice prevede fino a 15 anni di carcere. Ad oggi e direi per sempre, perché sebbene si legga nei giornali che verosimilmente è prossima una normativa che aggravi anche da un punto di vista sanzionatorio condotte di questo tipo, per un principio ben noto, non sarebbe possibile applicare questa eventuale pena più grave anche all'Alexè, in ragione del fatto che l'ha commessa prima della normativa eventualmente in essere. Mi ha detto che non aveva alcun precedente né di tipo amministrativo, insomma, in relazione sia a eventuali guidi di stato di ebbrezza sia altri episodi. Insomma. Mi ha assistito, dichiara di aver conseguito un regolare permesso di guida e che il mezzo era regolarmente assicurato.